Ben ritrovati, nuovo appuntamento come ogni lunedì di TG Plus, terzo tempo rosso-blu focus sul Gubbio Calcio, ma un po' su tutto l'universo della Serie C, andando ad approfondire anche sulle altre formazioni umbre, ovvero Perugia e Ternana, vedendo anche poi nel corso della puntata tutti i gol del girone B della terza Serie Nazionale. Ma l'approfondimento principale è sul Gubbio, che ha chiuso il suo girone di andata a quota 23 punti, pareggiando una partita in chiaroscuro sul campo del Fano. Analizzeremo questo in maniera approfondita e lo faremo con un graditissimo ospite che torna nei nostri studi. Sto parlando dell'allenatore del Gubbio, Vincenzo Torrente. Ben ritrovato, mister. Anche a voi, grazie. A breve parleremo con mister Torrente proprio su Fano Gubbio e un pochino su tutti gli aspetti che riguardano l'universo rosso-blu, ma vediamo insieme risultati e classifica intanto del turno appena disputato. Fano Gubbio 1-1, il Cesena espugna 2-0 il campo dell'Arezzo, Arezzo che peraltro ha anche esonerato il tecnico Camplone, in arrivo Stellone sulla panchina aretina, aretini che sono ultimi in classifica. La Fermana batte 2-1 il Legnago, 0-0 Mantova Triestina, il Limolese batte 2-0 il Matelica, 3-2 del Perugia sulla Feralpisalò, poi vedremo le immagini. Vince il Padova in trasferta 1-0 sul campo della San Benedettese, vince anche il Sud Tirol sul proprio campo contro la Vispesaro, 4-2 del Carpi con il Ravenna, e la sconfitta a sorpresa del Modena in casa con la Virtus Verona. A sorpresa perché? Perché così il Modena perde la sua leadership solitaria, in testa va il Sud Tirol che chiude così da campione d'inverno questo girone d'andata, quota 37, 36 punti per Perugia, Modena e Padova, il Cesena quota 35, San Benedettese 30, Mantova e Triestina 29, Virtus Verona e Feralpisalò 26, Matelica 25, Carpi 24, Gubbio 23, Fermana 22, Legnago e Vispesaro 18, Imolese 15 assieme al Fano, 14 punti per il Ravenna, chiude 10 l'Arezzo. Ho detto campione d'inverno, ovviamente ci sono ancora i recuperi da disputare di diverse partite per il momento. Comunque il Sud Tirol ha scollinato l'andata da primo in classifica. Ma facciamo il punto sul Gubbio prima di parlare con mister Torrente, rivedendo il servizio di quello che è successo al Mancini tra Fano e Gubbio, e sentendo poi anche le parole del portiere Cucchietti, che al rientro ha fatto un'ottima prestazione dopo la frattura alla mandibola. Sentiamo. Fano Gubbio al Mancini per la 19ª giornata, che chiude il girone d'andata del girone BDC. 3-5-2 per destro con Ferrara e Barbuti, tandem d'attacco. 4-3-1-2 per Torrente, che ritrova Cucchietti tra i pali, mentre in difesa Autugè, c'è Mugnoz a destra. In attacco Pasquato ad ispirare Gomez e Pellegrini, preferito a Gerardi. Partono meglio i padroni di casa, che al decimo creano la prima occasione. Monti crossa dal limite, la palla arriva sul secondo palo, dove sbuca Barbuti, che col destro trova solo l'esterno della rete. Il Gubbio non riesce a reagire e il Fano approfitta. Ferrara al 12esimo scardina la linea difensiva rossoblu con la sua velocità e si presenta in area con Cucchietti, che in uscita è bravissimo a chiudere lo specchio all'attaccante fanese e a respingere il suo tiro. Passa un solo minuto ed è ancora la formazione granata a rendersi pericolosa. Palla scodellata in mezzo da punizione che scatena un flipper in area. Capitan Carpani tira improvvisamente verso la porta, ma ancora Cucchietti che con un gran riflesso si distende e mette in corner. Il Gubbio soffre la densità difensiva del Fano e non trova sbocchi offensivi, per causa anche di un Pasquato in ombra. Termina con il risultato bloccato sullo 0-0 il primo tempo. Rientrato dagli spogliatoi, prova a scuotersi il Gubbio e lo fa con Pasquato al 48esimo su punizione da ottima posizione. Calci in porta all'ex Juventus, ma la conclusione è debole e non crea problemi a Viscovo. Al minuto 55 ripartenza rosso-blu, Pellegrini serve a destra Gomez, crossa centro area con Viscovo pronto a far sua la sfera. Match in costante equilibrio sino alle battute finali. Al 76esimo Signorini recupera palla e parte in solitario, scarico per Pellegrini che cerca il dribbling in area. Il pallone schizza ancora verso Signorini, rimasto in zona d'attacco, che calcia di prima intenzione, ma il tiro è centrale e non crea problemi all'estremo difensore granata. Passano 3 minuti e il Gubbio sblocca il risultato. Da un recupero di Malaccari inizia un'azione avvolgente che si sviluppa da sinistra verso destra, passando da Gomez a Pasquato, quindi di nuovo a Malaccari che apre per Uccadda, che entra in area, sterza col sinistro e mette il pallone in buca d'angolo sul secondo palo, trovando l'unico spiraglio in cui far passare la sfera. Secondo gol stagionale
per l'italo marocchino, con la maglia rosso-blu e Gubbio avanti a poco più di 10 minuti dal triplice fischio. Un urlo strozzato in gola però, perché passano pochissimi secondi ed è un traversone da sinistra di Carpani verso Barbuti. Formiconi, nel tentativo di chiudere l'attaccante fanese, tocca la sfera con un braccio. Per l'arbitro Fiero di Pistoia è calcio di rigore. Lo stesso numero 9 dell'Alma si presenta sul dischetto e spiazza Cucchietti, siglando il gol dell'1-1, ristabilendo la parità al Mancini e timbrando il quarto sigillo personale in campionato. Ultima occasione del match in favore del Fano, con Nepi subentrato a Ferrara, che controlla al limite calcia, ma Cucchietti, nonostante un'infima deviazione, abbassa la saracinesca e dice no, alzando il corner, il tiro del classe 2000. Al fischio finale resta il rammarico per una vittoria solo assaporata e sfumata in un amen dopo il vantaggio, ma il Gubbio chiude comunque il girone d'andata con 23 punti e un rassicurante più 5 dalla zona playout. Domenica prossima, insolito lunch match alle 12.30 a domicilio del Modena. Questo pareggio di sicuro non è un passo falso, anzi è un punto sempre che si va aggiungere a quelli fatti recentemente, quindi siamo sereni, dobbiamo stare sereni e continuare così. La prima, che è stata la prima occasione proprio del match, poteva essere un po' più difficile per una questione di attenzione, ma appunto sono state due parate efficaci che sono servite a mantenere lo 0-0, quindi sono contento così. Mi sembra di non essermi mai fatto niente, anche in allenamento mi sono allenato molto serenamente, anzi è proprio una cosa a cui non penso neanche più, è passata, adesso il bello deve arrivare. Tornati in studio, dunque, questo quello che è accaduto alla Mancini, le parole di Cucchietti, e con noi c'è mister Torrente, dunque, proprio per analizzare ciò che sta accadendo in casa Gubbio, partendo, mister, proprio da questa partita con il Fano che ha chiuso il girone d'andata. Focalizziamoci sulla partita, perché sicuramente non è stato il miglior Gubbio fin qui del campionato, però penso ci sia anche da recriminare alla fine qualcosina, perché ha 11 dalla fine, passare in vantaggio, vedersi poi subito raggiunti in un amen per un episodio, anche qui abbastanza dettato da un'ingenuità, credo lasci un po' di amaro in bocca. Alla fine il bicchiere è più mezzo pieno o mezzo vuoto? Ma direi che è stato comunque un risultato positivo, anche se c'è il dispiacere che si poteva gestire sicuramente meglio il vantaggio, perché dopo un minuto su una rimessa laterale nostra abbiamo commesso poi un'ingenuità perché eravamo posizionati male in fase difensiva, però non è stata la nostra miglior prestazione, anche perché avevamo diversi giocatori in giornata no, qualcuno sia fisicamente e qualcun altro, è capitata una giornata non positiva, però alla fine un risultato positivo, abbiamo fatto un passo indietro a livello di prestazione di gioco, però sono contento perché ottenere un punto a Fano non è mai facile, è una squadra che ha dato tutto, una squadra aggressiva, una squadra che ci ha messo in difficoltà sul piano fisico, però sono soddisfatto, ecco, di questo punto. E probabilmente questa stanchezza e questa giornata un pochino sotto il livello del par si vedeva, mister, anche da una che delle caratteristiche migliori del Gubbio, ovvero la pressione sulla palla. Non riuscivate, diciamo, a tenere bene le spaziature tra i reparti proprio per andare a pressare il Fano, e soprattutto nel primo tempo il Fano ha creato proprio occasioni da rete in serie all'inizio soprattutto. Sì, perché all'inizio avevamo preparato la partita ad andare a pressare alti, quindi un pressing ultra offensivo, ma abbiamo sbagliato i tempi, soprattutto anche a centrocampo le uscite, quindi il Fano ci ha messo in difficoltà con le loro ripartenze, poi Cucchietti è stato bravo in due occasioni. Nel secondo tempo invece, abbassandoci a centrocampo un po' meglio, non abbiamo dato profondità, non abbiamo dato ripartenze, anzi noi siamo ripartiti in qualche occasione, però abbiamo fatto poco, alla fine avevamo trovato il gol con Shadi. Ripeto, potevamo gestirlo sicuramente meglio, anche perché non mi hanno dato neanche il tempo di poter cambiare qualcosa, qualche elemento che era stanco, è passato appena un minuto,
Però ripeto, la prestazione non è stata positiva, però abbiamo ottenuto un punto. All'inizio della stagione le prestazioni sono state positive, magari non abbiamo ottenuto un risultato favorevole. Direi un punto importante. Ci racconta un po' anche dal campo come è stato il calcio di rigore per il Fano, perché non mettiamo in discussione il fallo di mano che molto probabilmente, anzi senza dubbio ci stava, però è sembrato che l'arbitro abbia tentennato nel momento di decretare il penalty. No, confermo perché l'arbitro stava andando verso il centrocampo, poi è stato richiamato l'assistente e l'assistente che ha chiamato il fallo e il rigore. È stata una carambola tra, se non sbaglio, Barbuti e Formiconi. E Formiconi, puoi fischiarlo, ma anche no. Purtroppo ha fischiato. All'inizio dell'anno noi ci sono successi tanti episodi, soprattutto per falli di mano come ricordo con l'Arezzo, con casa. L'Arezzo clamoroso oppure San Benedetto e quindi poi sono episodi che poi fanno classifica, fanno punti. Assolutamente, e la classifica mister dice che il Gubbio chiude l'andata a quota 23 punti, più 5 dalla zona play-out che è a quota 18 e meno 3 dai play-off. Un bilancio ovviamente ancora parziale che la soddisfa? Sì, anche se speravo qualcosa di più per quello che abbiamo fatto vedere, per le nostre prestazioni iniziali dove non abbiamo tenuto poco, anche se sapevamo che era un calendario difficile con tutte squadre costruite per la vittoria al campionato. E anche perché noi siamo partiti con una squadra rinnovata, 15 elementi, poi il Covid ha cambiato la nostra programmazione. Quanto incide anche sulla gestione di un allenatore proprio la situazione legata al coronavirus, a dover comunque, penso, no, strutturare un'agenda di lavoro anche purtroppo pensando a recuperi, partite rinviate? Sì, tanto, perché è un campionato diverso rispetto al solito campionato, perché noi siamo partiti cambiando 15 elementi e siamo andati in 15 in ritiro, forse non abbiamo fatto neanche 2 settimane, c'avevo soltanto un portiere, condiziona nella programmazione delle amichevoli, ne abbiamo fatto appena uno. Con la Ternana e quindi tutto questo, poi sei sempre lì in ansia, aspettare i risultati del tampone. Il coronavirus ci ha tolto per un mese e mezzo un giocatore per noi fondamentale come Guanito, infatti abbiamo pagato la sua assenza, però sicuramente mi aspettavo di più e meritavamo di più per quello che abbiamo fatto. Io l'ho detto a fine partita a Fano, io credo 5-6 punti in più questa squadra poteva averla, ecco. E significava essere vicino a 30 punti, 29-30 punti in piena posizione playoff. Prima di continuare a parlare con Mister Torrente, magari anche facendo un po' un gustoso viaggio nella memoria, ci concentriamo invece su quello che ha fatto il Perugia, che affrontava nell'ultima gara del girone d'andata al Curi la Feral Pisalò. Vediamo com'è andata con le parole poi anche di Mister Caserta. Si chiude l'andata nel girone BDC al Curi con il Perugia che riceve la Feral Pisalò. 4-3-2-1 per Caserta con Mineste e Falserana a supporto di Murano. 4-3-1-2 per Pavanel con Ceccarelli alle spalle di Guerra e Miracoli. Incipit equilibrato, poi al minuto 24 Ceccarelli riceve un pallone profondo, controlla e calcia di sinistro dalla distanza. La palla tocca terra e sorprende un non irreprensibile Fulignati per il vantaggio gardesiano. Al 36esimo però Crialese recupera palla e scambia sulla sinistra con Falserano. Cross mancino dell'ex Entella in aria
con Minesso che prende il tempo a Farabegoli e di testa batte De Lucia per il pari Perugia. Quinta trasformazione tutte di testa per Minesso e primo tempo che si chiude in parità. Nella ripresa dopo 5 minuti Falserano penetra in area e chiuso scarica su Murano, controllo e destro potente che sorvola l'incrocio dei pali. Al 55esimo punizione profonda di Burrai, Angella in corna, De Lucia pare in tuffo ma la sfera finisce sul braccio di Miracoli. Per l'arbitro Moriconi di Roma 2 è calcio di rigore per il Grifo. Dal dischetto va Minesso che calcia piuttosto centralmente, De Lucia respinge ma nulla può, sul tapin ravvicinato di Falserano, lestissimo a riprendere la ribattuta e portare avanti il Perugia. Passano 3 minuti e un sontuoso filtrante di Minesso fa volare Elia sulla corsia destra, bravo ad entrare in area con Vitturini che lo trattiene nel momento di effettuare la giocata. Altro calcio di rigore per il Perugia, questa volta alla battuta va Burrai che spiazza De Lucia timbrando il 3-1 e la prima segnatura in maglia biancorossa. Dentro vano per Minesso nel Grifo e l'attaccante ex Carpi potrebbe chiudere i conti al minuto 69, ma il suo rigore in movimento con De Lucia in uscita termina incredibilmente alto sopra la traversa. Passano 2 minuti ed Orazio, subentrata Ceccarelli, parte sulla sinistra e mette in mezzo. Guerra brucia Angella ma il suo sinistro al volo è di un soffio fuori. Al minuto 81 vano riceve spalla alla porta sui 20 metri, si porta la sfera sul mancino e calcia, palla ad un niente dall'incrocio dei pali. In pieno recupero ancora un cross di Dorazio da destra crea un rimpallo a centro area con Bergonzi che s'avventa sulla sfera e cade a terra dopo un contatto con vano. Terzo penalty di giornata questa volta per i benacensi. Dal dischetto va Petrucci, Fulignati lo neutralizza ma nulla può, sulla ribattuta aerea di Guerra per il sigillo del 3-2. Troppo tardi però per i leoni del Garda, festeggia il Perugia che sale a quota 36 assieme a Padova e Modena, un punto sotto il Sudtirol capolista. Domenica comincia il girone di ritorno che ripartirà dal Mancini di Fano per i ragazzi di Mister Caserta. Una partita molto molto bella, ben interpretata da parte dei ragazzi. Dal primo all'ultimo minuto la squadra ha dominato, ha fatto una grande gara. Abbiamo concesso pochissimo, soprattutto dopo il primo gol da parte della Feralpi. Noi la squadra non si è mai disunita, ha continuato a giocare, cercando sempre di giocare da dietro, dal basso, senza mai, come ho detto prima, disunirsi, continuando a lavorare. Poi alla fine abbiamo trovato l'1-1, il secondo tempo siamo stati molto più cattivi sotto porta e abbiamo portato a casa 3 punti per noi importanti, sia per i punti sia per la prestazione. Sono molto contento. Dunque 3-2 la vittoria del Perugia sulla Feralpi e invece il Gubbio, come detto, viene dall'1-1 con il Fano. A breve torneremo a parlare di quello che sta accadendo in questa stagione per la formazione rosso-blu, però abbiamo qui Mister Torrenti, il tecnico del biennio d'oro storico del Gubbio 2009-2011 con 2 campionati vinti, votato peraltro dai tifosi nell'ultima estate, miglior allenatore della storia dell'ultracentenario club rossoblu, proprio per quello che ha fatto e per direi questo legame che c'è indissolubile tra Torrente e la città e i suoi tifosi. Intanto una domanda ed obbligo: cosa significa oggi giocare una partita di calcio senza spettatori? Penso che sia una condizione abbastanza surreale per chi ha vissuto anche il calcio ad alti livelli come Torrente. Il calcio è dei tifosi, quindi senza tifosi non è calcio, non vivi la partita. Le partite sono diventate quasi delle amichevoli. Il calcio, il tifo, la passione è fondamentale, anche perché ti permette poi di ottenere dei punti. Noi sappiamo benissimo che il Barbetti con i nostri tifosi portano punti, questo lo so io, lo sa qualche altro ragazzo che ha vissuto con me quelle esperienze storiche, quindi sì, personalmente mancano tanto i tifosi, spero che al più presto possano tornare perché abbiamo bisogno del loro calore, della loro passione, fondamentale. Poi qui a Gubbio il tifo passionale è come piace a me.
Assolutamente, chissà se si riuscirà almeno a finire il campionato con un ingresso contingentato del pubblico. Ad oggi ancora non è previsto, val bene sottolinearlo. Parlavamo però, ha proprio sottolineato quegli anni, no, meravigliosi, senza adesso stare a ricordare in maniera approfondita quello che è stato, però è chiaro che era anche un ambiente magico, no? Tutta la città, tutto quello che hanno comportato quei due anni. Com'è stato invece tornare a distanza di 10 anni? Cioè, che ambiente ha trovato, che clima ha trovato, che anche città ha trovato dopo questo tempo? Ma intanto sono tornato con grande entusiasmo, perché come per me e la mia famiglia è come tornare a casa. Gubbio ha rappresentato tanto in passato, ma anche adesso qui riesco a esprimermi al massimo. Lo faccio con grande passione e grande entusiasmo, perché sono legato a questa città. E ho trovato un ambiente diverso, perché poi è arrivato il coronavirus e quindi ha condizionato anche il percorso del campionato. Però un ambiente, quando sono arrivato all'inizio, un po' deluso, non ho visto più quell'entusiasmo che avevo trovato quando sono arrivato 10 anni fa, ma questa era una conseguenza, anche perché sono passati 10 anni, e le difficoltà, penso anche economiche, un po' il percorso del Gubbio, che in qualche occasione è stato positivo, altre negativo, e tutto questo ha fatto sì che si è perso un po' di quell'entusiasmo e di quella passione genuina che è fondamentale per il Gubbio. Quindi il mio obiettivo sarebbe proprio quello di ridare entusiasmo a questa città, sperando di ritrovarli presto allo stadio, di poter sentire di nuovo Mister Torrente, guarda che gente, vuol dire che abbiamo riportato di nuovo gente allo stadio, come i 3.000 a San Marino e come 5.000 con la Paganese. Il mio sogno è quello. Per far questo bisogna fare una programmazione e provare a realizzare magari questo sogno mio personale. Beh, intanto, andando a ritroso, appena poco più di un anno fa, Torrente era arrivato in una situazione complessa, con la squadra nei bassi fondi della classifica, che non riusciva a vincere, uno spogliatoio che non era molto probabilmente quello di oggi. Ha dovuto fare anche un po' un lavoro da psicologo, oltre che da allenatore, probabilmente, in quel periodo. Sì, ho trovato una situazione difficilissima, complicata, non mi era mai successo, soprattutto quando entri in corsa. Sì, un ambiente dove c'era abbastanza anarchia, uno spogliatoio complicato, difficile. Abbiamo dovuto fare delle scelte forti per cambiare un po' tutto, cambiare all'interno dello spogliatoio degli elementi, rimettere gente mentalmente fresca, cercare un sistema di gioco per la squadra che era, dare un'identità, e ci siamo riusciti. Credo che non è stato facile, e credo che è stato fatto un grandissimo lavoro. Oggi è passato più di forse un anno, mi rendo conto che abbiamo fatto un lavoro eccezionale. Non dico come le imprese di 10 anni fa, ma però
è stata fatta qualcosa di importante. Ovviamente sono contesti diversi, però il Gubbio oggi è tornato quantomeno ad riavere un po' di quel credito che magari mancava un anno fa, anche dal punto di vista dell'entusiasmo proprio che si respira all'interno. Continueremo a parlare con Mister Torrente tra poco, ora però ci vediamo tutti gli altri gol del girone B di Serie C in questa 19ª giornata. Vediamo. Blitz del Cesena ad Arezzo, il vantaggio firmato da Favale che recupera palla, parte in percussione Mancino all'angolino che sorprende Sala per l'1-0 dei bianconeri romagnoli, che poi raddoppiano a fine primo tempo. Lancio lungo per Bortolussi, si porta avanti la palla con la testa, batte ancora Sala, 11° gol in stagione per il capocannoniere del girone. Cesena a 2 punti dalla vetta, Arezzo sempre più ultimo. Vince il Carpi ma va sotto con il Ravenna, che passa con questo gol di Mokulu, che alla fine di questo flipper in zacca per l'1-0, nono gol in stagione per l'ex cremonese, ma nella ripresa c'è la riscossa del Carpi, il neo arrivato Decenco sull'assist di Giovannini porta al pari la formazione emiliana, che poi raddoppia 5 minuti dopo con questo bel sinistro all'incrocio da parte di Andrea Ferretti. Poi ancora palla in mezzo per Decenco, anche qui la ribattuta e poi il tocco sotto misura da parte dell'ex attaccante della Feral Pisalò per il 3-1. Poi a 10 dalla fine il capolavoro da PlayStation con il mancino da parte ancora di Andrea Ferretti, doppietta per Decenco, doppietta per Ferretti da Cineteca. Nel recupero il grandissimo gol da parte di Sereni, che sterza sul destro e poi tiro a giro che va nel set, ma non basta a Ravenna. Carpi che consolida la posizione ai playoff. Legnago avanti sul campo della Fermana, la rimessa laterale, di fatto un cross di Boulevardi per Antonelli che firma l'immediato vantaggio della formazione veneta dopo 2 minuti. Poi però questa trattenuta da parte dello stesso Boulevardi a Cognigni comporta il calcio di rigore per la Fermana, rigore trasformato da Neglia per il pareggio dei canarini marchigiani, che poi trovano il gol risolutivo su questo schema d'angolo, la torre da parte di Cognigni e Boateng da 2 passi sul secondo palo dà la vittoria alla Fermana in chiave salvezza. Bella vittoria in chiave salvezza anche per l'Imolese, grande protagonista è Torrasi che approfitta dell'errore di Pizzutelli in l'1-0, primo gol tra i professionisti per il centrocampista scuola Milan, che poi parte, cavalcata pazzesca da parte di Torrasi, assist per Piovanello che firma il 2-0 per il Blimolese sul Matelica. Vince il Padova sul campo della Samba a decidere la partita, Jelenic che raccoglie questo lancio lungo di Gasbarro e timbra il gol partita. Padova quota 36 a meno 1 dalla vetta, dove c'è il Sudtirol che con questa rete di Fink batte 1-0 l'Avis Pesaro, e il Modena che era capolista resta 36, il gol partita firmato di testa da Pellacani, 0-0 tra Mantova e Triestina. Mister, questi gol, domanda secca, perché tutti dicono che questo girone B sia il più complesso, il più difficile da affrontare dell'intera Serie C, ci dà un giudizio su questo campionato? Abbiamo visto che ogni settimana ci sono risultati che magari sulla carta sembrano sorprendenti, ultimo la vittoria della Virtus Verona sul campo del Modena. È davvero così complesso giocare ogni giornata, ogni partita? Sì, questo è il girone più equilibrato, anche in passato, ma ancora di più ci sono squadre di qualità in questo momento al vertice, e ogni partita non è una frase fatta, ma è difficilissima. Puoi perdere con l'ultima e puoi vincere con la prima. Abbiamo visto in questo girone d'andata, noi abbiamo giocato alla pari con tutti, anche lo stesso Padova, poi abbiamo fatto tutto noi, ma può succedere di tutto e basta vedere i risultati. Se non lo prendi con la determinazione, con la concentrazione giusta, rischi tanto. Devi star bene sia fisicamente che mentalmente, tatticamente. È un girone di qualità, è molto equilibrato, perché anche le distanze tra le prime sono di pochi punti, mentre negli altri gironi, io qualche mese, 4-5 mesi ho fatto quello del sud in passato, è molto più fisico a livello ambientale, a livello di strutture.
è complicato, si gioca meno, molto più aggressivo, mentre non conosco il girone quello A, ma vedendo lì c'è differenza tra le prime e quelle e le ultime, quindi il nostro sicuramente è più equilibrato e di qualità. Oh, prima di continuare a parlare del campionato, del prossimo turno e anche di mercato, un piccolo inciso proprio con Mister Torrente, che è anche un allenatore che spesso fa le fortune dei giocatori che ha a disposizione. Prima è stato citato Juanito Gomez, che arrivò a Gubbio come attaccante esterno e che invece Torrente ha trasformato in un centravanti capace poi di arrivare fino in Serie A. Lo stesso successe, se non vado errato, con Marotta, che arrivò da attaccante esterno e fu trasformato ad alti livelli dal mister proprio da centravanti. Oggi gioca a Vicenza in Serie B e non tutti magari sanno che un attaccante che magari potrete rivedere nella prossima estate con la maglia dell'Italia agli europei, sto parlando di Ciccio Caputo, è stato proprio messo centravanti da Torrente a Bari, quando lo stesso Caputo all'inizio non voleva saperne, se non vado errato, di giocare in quel ruolo. Ci racconti un po' com'è andato questo aneddoto? Sì, racconto un po' di tutti, perché lo stesso Juanito, che era arrivato da noi l'anno prima, a gennaio, giocava sempre da esterno. Infatti poi giocò da esterno lui, Marotta e Casoli. E poi l'anno dopo ho avuto questa intuizione di metterlo, avevo deciso di metterlo davanti. Lui all'inizio dice: ma io, mister, sono un esterno. E io ho detto: tu sei un attaccante, quindi attaccante può giocare un po' dappertutto, gioca davanti. Lui poi è stato bravissimo, si è applicato, è stata la nostra fortuna, ma credo anche la sua fortuna. Ma uguale l'anno prima con Marotta. Marotta giocava quasi da seconda punta, quell'anno l'avevo messo esterno, però un po' leggermente più all'interno. Perché c'era anche Corallo, se non sì, sbaglio. Sì, perché quell'anno c'era Corallo, c'era Perez, e quindi c'erano due attaccanti con caratteristiche più da prima punta. Una volta che l'infortunio di Corallo e anche di Perez, poi la scelta che avevamo preso Juanito, l'ho messo davanti, e anche lì è stata la nostra fortuna e la sua, con 20 gol. Poi il capolavoro sì, è quello di Caputo, perché anche lui un po' resio, aveva fatto sempre la seconda punta. Io volevo giocare con tre davanti, lui, Galano e Fedato. Gli dissi: Ciccio, gioca davanti, vedrai che gol li farai. Non era convinto all'inizio? All'inizio no, poi ha iniziato a far gol. In quei due anni ha fatto tanti gol e poi è diventato quello che è diventato. Sono contento, perché tutte meritate, perché ha fatto la gavetta e oggi è uno dei centravanti più forti che c'è in AM. Assolutamente, a livello nazionale, e come detto anche convocato recentemente da Mancini con la nazionale azzurra. Chissà che non possa essere uno della spedizione proprio ai prossimi europei. Bene, a breve continueremo a parlare con mister Torrente del prossimo turno, ma anche di mercato. Intanto facciamo il punto anche sul girone C, perché la Ternana continua a volare in vetta alla classifica. Vittoria secca, netta anche al Menti di Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia. Vediamo com'è andata, poi torniamo. Juve Stabia Ternana al Menti di Castellammare di Stabia per l'ultimo turno d'andata del girone C di C. 4-3 per Paladino, solito 4-2-3-1 per Lucarelli. Al decimo il destro di Falletti dal limite e salta i riflessi di Tomei. Poi al 23esimo altra magia di Falletti, che al limite inventa un destro al giro e sfiora l'incrocio dei pali a Tomei, stavolta battuto. Al 27esimo una sanguinosa persa di Berardocco consente a Peralta di scalare le marce in campo aperto, portandosi la palla sul mancino e trafiggendo Tomei per la
rete del meritato vantaggio Ternana. 42esimo minuto, angolo di Peralta sul primo palo, Salzano sfiora, Swagger devia con la sfera che bacia la traversa e rimbalza oltre la linea di porta. L'arbitro Ricci di Firenze assegna il gol e Fere al riposo con il doppio vantaggio in tasca. E dopo 5 minuti della ripresa, l'ennesimo assolo della partita dell'imprendibile Peralta consente avvantaggiato di controllare al limite e con un destro da Cineteca calciare all'incrocio con il pallone che tocca di nuovo la traversa prima di terminare in rete per il tristo rossoverde che mette anzitempo in ghiaccio la contesa. La Juve Stabia però prova a scuotersi e al 57esimo Orlando calibra sul secondo palo un gran pallone. Trust impatta di testa colpendo in pieno la traversa. Vespe anche sfortunate come al minuto 85 quando da corner Romero incorna a rete ma la sfera sbatte nuovamente sulla traversa. In pieno recupero invece un recupero e gran cavalcata di Palumbo fa correre sulla destra Partipilo. Palla bassa verso ancora Palumbo che fa velo a Torromino. Doppia finta che manda fuori giri i due difensori ma il suo destro a botta sicura risulta centrale e Tomei respinge. La Ternana chiude così a quota 46 il girone d'andata restando saltamente in vetta a più 8 dal Bari. Domenica si riparte con il girone di ritorno dal terreno della Viterbese. Campione d'inverno dunque netta, meritoria la Ternana che ricomincerà il ritorno dal campo della Viterbese domenica prossima. Eccoci mister, allora torniamo un po' su il presente del Gubbio, un presente che vorrà dire, poi ne parleremo, il Modena per aprire il girone di ritorno, ma che in questo mese di gennaio, sempre complesso anche da gestire per un allenatore, mi rendo conto, visto il mercato aperto, viste le scadenze contrattuali di giugno, viste tante situazioni che comunque si verificano in questo mese, il Gubbio di fatto ha già innestato un centrocampista giovane, fuori quota come Serena, sì, che è appena arrivato, però credo che avete fatto anche già un summit con il direttore e il presidente, ci sia comunque credo la volontà di completare quella rosa che per vari motivi in estate, sì, è rimasta incompleta. Sì, ne abbiamo parlato col presidente, con Stefano, sì, da parte del presidente c'è la volontà di completare questa rosa che purtroppo in estate per vari motivi, come dicevi, non è stata completata. Va completata anche perché c'è qualche anche problema di qualche ragazzo che non è al meglio a livello fisico, qualcuno che vuole uscire per andare a giocare, quindi sia il presidente che Stefano sa che personalmente ci vuole un giocatore per reparto. Uno in difesa, uno a centrocampo, uno in attacco, magari sì, sì, di qualità diciamo. Sicuramente sì, anche se non è facile in questo mercato di gennaio, è sempre complicato perché trovi giocatori che magari qualcuno svincolato devi mettere in condizione o qualcuno che non ha giocato per 6 mesi, quindi l'obiettivo è trovare qualcuno che sia bene fisicamente, sia pronto. Sì, poi c'è l'uscita e entrata, però io sia Stefano che il presidente sanno che ogni reparto ci vuole un giocatore sicuramente di qualità che alza la qualità di questa squadra. Il presidente sta facendo degli sforzi economici, questo lo ringrazio, ci mette tanta passione, è il primo tifoso, soffre quando non si vince, ci tiene alla città, quindi mi auguro che possa fare questo ulteriore sforzo per accontentarmi e completare la rosa. Com'è il suo rapporto con il presidente? Perché l'ha fortemente voluta proprio, no? Per ripartire lo scorso anno. A oggi un anno com'è il rapporto di Torrente con il presidente Notari, che sappiamo essere molto istintivo, no? Come passione, come carattere. Ma caratterialmente ci assomigliamo, quindi un ottimo rapporto, è una persona schietta, sincera, come piace a me,
ci siamo anche scontrati, ci scontriamo, ma però con grande rispetto nei ruoli e della persona, perché ho detto poi è una persona generosa anche, quindi no, ho un ottimo rapporto, quello che gli devo dire glielo dico e altrettanto fa lui con me, però un ottimo veramente rapporto e quindi speriamo di poter far bene, di regalargli personalmente delle soddisfazioni che le merita per quello che fa per questa città, per la squadra, anche perché, come dicevi tu, è una scelta fatta da lui e quindi maggior ragione ci tengo in modo particolare a regalargli delle soddisfazioni perché mi ha voluto a tutti i costi lui da quando è diventato presidente del Gubbio. Poi non c'è stato mai, non siamo riusciti poi all'inizio a trovare un accordo, ma quello che ho sempre detto, magari anche qualche giocatore in meno, ma migliorare la struttura e l'organizzazione che è fondamentale, e anche in questo il presidente a piccoli passi sta cercando di migliorare. E parlando di struttura e organizzazione, mister, riferendosi invece alla squadra, un po' all'assetto tattico, è indubbio come la squadra abbia svoltato giocando a quattro dietro, rombo a centrocampo e due attaccanti. Quindi anche le mosse di mercato saranno, direi, idonee per rimanere su questo assetto tattico? Sì, noi siamo partiti in ritiro, il mio obiettivo era giocare 4-3-3 perché è un sistema che mi ha dato soddisfazione ma che mi piace. Poi per vari motivi, il mercato e anche la posizione di Pasquato, all'inizio non era un 4-3-3 ma era più un 4-3, se parliamo di numeri che a me non è che mi fanno impazzire. Un trequartista, diciamo. Un 4-3-2-1. Sì. Poi ho visto che lui, liberandolo proprio da compiti tattici, si esprime al meglio, anche perché comunque lui ha trovato una condizione migliore che all'inizio, purtroppo questi ragazzi venivano da 6-7 mesi di inattività, lui veniva da un campionato di Serie D, doveva conoscere la categoria, l'inizio non è stato facile per lui, poi cambiandogli ruolo, capendo un po' il campionato, la condizione, sicuramente in quel ruolo ha fatto meglio, ma tutta la squadra poi è cresciuta a livello di identità e di gioco, perché noi, come dicevo prima, abbiamo giocato, ce la siamo giocati con tutti, poi abbiamo perso perché abbiamo fatto degli errori a volte individuali, a volte di reparto, anche se, come dicevo, nella partita di Fano la fase difensiva inizia dagli attaccanti e finire al portiere. Quindi sì, senz'altro il mercato in base alla nostra identità, la nostra identità è questa qui, che poi in qualche partita, come è successo col Perugia, può cambiare, che invece di giocare a 4 possiamo giocare anche a 3. Assolutamente. E il prossimo avversario non sarà il Perugia, ma sarà un'altra squadra di alto rango come il Modena. Allora vediamola questa 20ª giornata del girone B di Serie C, 20ª e prima di ritorno. Si giocherà sabato alle 15 Arezzo Feralpisalò, alle 17:30 sempre di sabato Imolese Padova e poi le gare di domenica a partire proprio da Modena Gubbio, che si giocherà all'orario insolito delle 12:30 alle 15, quindi San Benedettese Carpi, Mantova Fermana, Fano Perugia, Suttirol Ravenna, Matelica Triestina e Legnago Vispesaro, chiude alle 17:30 sempre di domenica Cesena Virtus Verona. Mister, si riparte dunque questo girone di ritorno sfidando il Modena che, per quanto riguarda, mi fermo sui meri dati,
I gol fatti ne ha fatti 21, appena uno più del Gubbio, però gol subiti appena 9. La miglior difesa di tutti i campionati professionistici. Nessuno in Italia ha fatto meglio del Modena, segno di una squadra estremamente solida. Per questo, che partita si aspetta dai suoi? Mi aspetto intanto una partita difficile con una squadra che considero quella che esprime il miglior calcio, al di là dei gol che non prende davanti, è quella che nel girone di andata mi ha fatto un'ottima impressione. Anche meglio del Padova, Perugia su Tirol, che l'ha viste tutte più o meno, no? Sì, ma non contro di noi. Vedendo poi le partite, quando vedo le partite, certo, degli avversari, a volte studio, magari anche mi capita spesso di vedere il Modena, mi ha fatto sempre un'ottima impressione a livello di gioco. Poi a livello difensivo parlano i numeri, ma è una squadra che si esprime bene a livello tattico, è quella che, ripeto, ha fatto un'ottima impressione. Quindi ci aspetta una partita difficile, ma sappiamo che abbiamo un inizio del girone di ritorno non facile, con tutte squadre che sono da vertice. Sì, perché c'è la San Benedettese. Come sapevamo all'inizio della stagione, ma noi non eravamo ancora una squadra, non eravamo ancora una nostra identità. Adesso ce l'abbiamo, ce l'andiamo a giocare con tutti. La mia mentalità è quella di rispetto di tutti, ma paura di nessuno. Ci alleniamo, giochiamo per ottenere sempre il massimo. Poi, se non si può vincere, come dico sempre, non bisogna perdere. Ma l'obiettivo è giocarsela. Andremo a Modena a giocare, anche se sappiamo di incontrare una squadra forte. Piacerebbe giocarla con i ragazzi. Di recuperare qualche ragazzo fisicamente in ottime condizioni. Come la situazione soprattutto di Uggede, Silvestro e dello stesso Megelaitis, anche, che abbiamo visto? Sì, no, ci sono questi tre ragazzi, poi c'è stato anche Shadi che ha avuto dei problemi in queste settimane, quindi spero di recuperare questi ragazzi, poter affrontare il Modena al completo. Quindi la mia preoccupazione adesso è questa. Poi, ripeto, grande rispetto, ma senza nessuna paura. La mentalità deve essere questa, anche perché ci si allena per ottenere sempre il massimo. Per chiudere, mister, questa nostra chiacchierata, dalle sue parole ho evinto che la sua volontà a piccoli passi è quella di provare a ricostruire un ciclo con questo club e in questa città. Mi piacerebbe, quello che ho sempre detto al presidente, tornare a Gubbio per riprovare a fare qualcosa di importante, di storico, di nuovo, ma per farlo ci vuole continuità. Io credo che abbia iniziato a mettere le basi, e poi queste basi, poi migliorarle e in un paio d'anni provare, non è detto che si possa vincere, però provare, quello sarebbe il mio obiettivo, il mio sogno. Ripeto, una città che io sono molto legato, e quindi il ritorno è stato per questa motivazione qua. Poi bisogna capire i programmi della società. Io personalmente li esprimo adesso, questo è il mio obiettivo. Naturalmente adesso l'obiettivo principale è arrivare presto a raggiungere l'obiettivo della salvezza. E poi, ripeto, ci sono delle basi già. Vanno soltanto poi migliorate con altri in futuro, con altri elementi. Così la continuità di un progetto tattico, di un progetto di crescita, un po' di a del livello gruppo stesso. Sì, esatto, e così è stato fatto anche in passato, 10 anni fa. Quando sono arrivato c'era una base, l'abbiamo migliorata, l'anno dopo l'abbiamo migliorata
e con giovani forti, e dopo si sono rivelati giovani forti, e quella continuità con la base. L'obiettivo era salvarci, però abbiamo fatto qualcosa di straordinario, di storico, perché abbiamo vinto, abbiamo stravinto giocando a calcio. È quello che poi piace anche a me. A volte cioè l'obiettivo è arrivarci attraverso il gioco. Poi ci sono le partite, come si usa dire, sporche, che devi saper vincere. Era come la partita di Fano, con un po' più di attenzione. Non hai fatto una partita brillante, però potevi portarla a casa con un po' di attenzione. Il famoso pelo sullo stomaco, no? Che ogni tanto serve in certe circostanze. Sì, oppure quelle situazioni che dici: mi attacco al risultato, no? E a volte stai lì. Questo succedeva anche 10 anni fa, abbiamo vinto diverse partite 1-0, poi quando non la squadra aveva dato tutto, quei 10 minuti anche di sofferenza ci poteva stare, però ti attacchi al risultato e ottieni l'obiettivo. Una crescita magari che parte prima dalla testa, che dalle gambe. La che testa è sempre fondamentale, prima la testa. Assolutamente, siamo davvero in chiusura, io ringrazio tantissimo mister Vincenzo Torrente che è stato con noi. Grazie in questa puntata di TG Plus Terzo Tempo Rossoblu, in cui abbiamo analizzato in lungo e in largo tanti aspetti, parlando anche di quello che è stato il passato fulgido, del presente, ma anche del futuro del Gubbio in questo campionato di Serie C. Torneremo, come detto, lunedì prossimo. Vi lascio dunque con la programmazione della nostra emittente. Subito dopo di noi, il punto anche sulla Bartoccini Fortinfissi Perugia. Parliamo di A1 di Volley. Grazie a tutti e buona serata.